Io mi porto a casa sicuramente il mio fuoco. Credo che non ci sia parola migliore di questa per racchiudere quello che sono stati questi giorni per me. Il fuoco inteso come passione, passione verso di me, verso la vita, verso quello che faccio, verso quello che sono. Calore, creatività, femminilità, fuoco. Energia, fuoco. Quello che mi è stato più utile è il lavoro con la mia ombra più grande, ma anche utile nel senso che rispetto a quel lavoro mi porto a casa il finalmente ti ho trovata. Cioè, è una paura, è una cosa che veramente può spaventare, può far male. Però finalmente sei tu quella da accogliere e non c'è altro da combattere. Ho trovato la cosa giusta da accogliere per fare il passo che mi manca. L'idea che questa cosa può essere fatta non per forza, con forza, cioè quindi non col piccone che deve spaccare quel cubo di ghiaccio, ma con calore, con passione. Basta quello e tutto viene facile. Una rinnovata determinazione, una maggiore centratura, la chiarezza, la sicurezza che siamo tutt'uno in questo percorso, magari ognuno con le sue modalità, ognuno con i suoi tempi, ma che stiamo facendo parte di un processo e che ci vuole anche la pazienza di aspettare a vedere qualcosa che magari non vediamo, ma che sappiamo che ci può essere. Tutti mi è piaciuto oggi il lavoro con l'ombra, ma perché è stato veramente intenso. E poi anche Laura più perché me lo sento anche fisicamente, mi sento più dritta, più centrata, ho fumato molto meno, e per me è tanto, sai. Io mi porto a casa sicuramente una bellissima esperienza perché ho conosciuto anime belle, bellissime. Mi porto a casa una consapevolezza in più, una voglia di cambiamento e un sacco di energia. Io mi porto a casa sicurezza, leggerezza, proprio di fare le cose. Mi porto quel passo nella luce di portare altri. Anche per me il più importante era quel con l'ombra, ha riunito tanti temi insieme. Ho sempre evitato di espormi, anche se di nuovo si rinnova quello che sono, una che apre delle strade e che faccio la differenza anche per gli altri e che trascino dietro di me, anche a volte non mi accorgo. E tante volte sento che a volte non mi vengono questi aiuti al di fuori perché devo trovare dentro proprio per fare quel passo e di fidarmi. E quindi sì, mi porto un altro mattone alla mia casa. Grazie. Io vado a casa con il mio Joe più, che è capace di fare tutto senza paura di fallire. Grazie. Io mi porto a casa l'accoglienza ricevuta qua. Vi ringrazio tutti, a uno a uno. Per me è stato tanto. E quindi me la porto a casa. Mi ha riempito il cuore, quindi me la porto a casa e me la tengo stretta. Poi mi porto a casa la bambina che ho ritrovato qui, che ha rozzolato. La Vispa Teresa, la rubabandiera, l'avevo dimenticata, l'avevo persa. E poi mi porto qualche dolore in meno che forse ho lasciato qua e ho condiviso con voi. E tante cose su cui lavorare un po' più centrata, non più dispersa come quando sono arrivata, che ero dispersa, confusa. Una bandiera o una farfalla che sbatte in un barattolo di vetro. E di questo vi ringrazio a tutti. È stato un piacere, grazie. Io sono arrivata con un buco nel cuore e con tanta ombra, con la tristezza dentro, e vado invece a casa con un sole dentro, una luce immensa, con l'amore per me, l'amore di tutte queste persone che sono state con me, che amo immensamente, e vado a casa
con una rinnovata fiducia su quello che è il lavoro con me, ma con te. È un ritorno a casa anche con Patrizia. È sempre una grande gioia per me lavorare con te. E questo, il lavoro grande, è stato incontrare quest'ombra che era dentro di me. Però l'emozione grande è stata proprio l'abbraccio dell'ombra con la luce e questa connessione e la possibilità di scelta che ci viene offerta. E quindi vado a casa con una grande leggerezza nel cuore, un pieno di luce. Grazie Patti, grazie, grazie, grazie. Io mi porto a casa, direi, una felicità autentica, che altro non è che il titolo di questo seminario, perché Patti, pur cazziandomi molto, mi fa raggiungere delle vette altissime, come il lavoro che abbiamo fatto con l'ombra, che anche per me è stato importante come per altre persone. Lì ho avuto proprio la percezione che l'ombra offuscava quello che è Eliana autentica. Ritrovare me stessa, la versione più bella di me, è stato un grande lavoro. Lavorare con Patti, è inutile dirlo, è sempre una magia. Io mi trovo veramente molto bene, credo che sia un valore aggiunto alla vita di tutti noi, cioè uno si deve permettere di lavorare con lei perché è tanta roba. Vorrei fare un ringraziamento anche a Virginio, perché la sua giocosità, il suo modo di porsi verso di noi ha alleggerito delle situazioni, è stato quella ciliegina sulla torta che ci vuole sempre. Grazie. Anzi, Lio più più, Filippo più più torna a casa con una rinnovata determinazione nell'affrontare la vita e nell'affrontare problemi e tutto quello che avverrà, con un fare molto più giocoso, molto più leggero, affiancandomi a quella ombra che mi ha per molto tempo mi ha privato di troppe esperienze e mi ha frenato troppo. Sono estremamente felice e soddisfatto, insomma, di aver fatto questa esperienza. Non so come avrei potuto farne a meno. Grazie Patrizia, grazie a tutti. E a me viene da dire che io non porto a casa nulla, ma in realtà porto questa casa nel mondo. Questo che ho trovato qui per me è come dovrebbe essere casa, come dovrebbe essere il nostro mondo. E ho trovato questa forza grazie a tutti noi e grazie a Patti, che ci ha accompagnato in questa visione, a prendere atto di chi siamo. Ho preso questa nuova forza che mi ero perso pure io nella ricerca della terminazione. Sono contento, ecco, e ora mi sento a casa, nel senso, sento parte e smetto di combattere, no? E mi sento partecipe, è diverso, mi sento molto più leggero in questo e agisco con amore, questo è quello che ho imparato. Grazie. Ma io non posso parlare sempre dopo di lui, perché poi inizio sempre con le lacrime. Io mi porto a casa la Giorgia più, perché non mi accontento e perché mi vedo. Incomincio a vedermi l'amore enorme che sono, mentre prima non mi, forse anche non, per assoluto non mi rispettavo, no? Quindi mi porto a casa questo amore gigantesco per me stessa, felice di averlo finalmente visto, perché prima non mi permettevo di vederlo, e mi porto anche a casa il mio nuovo Marco. No, a parte gli scherzi, sono molto contenta di sentirmi finalmente in viaggio, in un viaggio che ci unisce sempre di più. A me e a Marco, mi sento finalmente che siamo uniti in questa grande trasformazione, in questo grande viaggio. Non mi sento più sola, mi sento in cammino e mi sento sempre più vicina, ma anche proprio nel nostro intento, no? Quindi tanta roba, molto contenta. Mi porto a casa la consapevolezza che sono ancora in tempo per poter vivere una vita meravigliosa, quella che pensavo di aver perso per sempre. Sono grato a tutte le persone meravigliose con cui ho condiviso questi 3 giorni e li ringrazio dal profondo del mio cuore. Inoltre ringrazio Patrizia per essere sempre stata una guida, pur essendo una guida dal punto di vista spirituale, sempre molto concreta, e di questo le sono sempre molto grato. Grazie Patrizia e grazie anche a te Virginio. Cosa mi porta a casa? Beh, per me vedere voi quando vi illuminate, quando risplendete, quando fate quel passo, è il motivo per cui noi facciamo tutto quello che facciamo, perché è solo questo che ci fa venire la voglia di impegnarci così tanto per aiutare anche voi a risplendere, a vedere quella bellezza che io vedo in ciascuno di voi tutte le volte che vi guardo,
E come vi ho detto stamattina, io quando vedo che non riuscite a vedere la vostra bellezza soffro immensamente e mi arrabbio perché dico: ma com'è possibile che non si veda? E invece quando vedo che voi fate quel passaggio, anche quando mi odiate, a me non interessa, a me interessa che voi facciate quel passaggio che è importante per voi e che è la chiave di volta per la vostra vita. Quel passaggio che vi permette di essere più felici, più realizzati e di portare pian piano i vostri doni nel mondo, o magari anche velocemente. Io quando vi vedo splendere, vi vedo che vi accendete, vedo che riuscite a non sentirvi più soli, come mi sono sentita io per tanto tanto tempo, una strana, una che, era inutile che parlasse con gli altri, tanto chi l'avrebbe mai capita, questa pazza che vedeva cose, che sapeva cose, che riusciva a comprendere le persone quando loro stesse non riuscivano a vederle. E quindi io mi porto una grande, grande gioia di aver visto voi tutti quanti accendervi e risplendere per quello che siete pronti a fare in questo momento. Quindi vi ringrazio della vostra fiducia di essere stati qua e di esservi messi così tanto in gioco, che non è scontato.